Eccomi qua. Prima di iniziare a parlare mi sono goduto i profumi della primavera, che ormai qui è arrivata. Salve. Niente, volevo insieme a voi fare un poco il punto della situazione. Ieri ho sentito, ed ho letto più che sentito, toni trionfalistici, evviva il presidente, evviva Conte, salvatore della patria. Salvatore che non salva sostanzialmente, perché al di là delle sciocchezze che ho letto, anche sentito, anche nel corso della conferenza stampa, francamente, di reale non c'è un cazzo, c'è niente. C'è un'esposizione debitoria che dall'80 passa al 90%. Bello che lo presentano come Salva Italia e sostegno alle imprese. Sostegno alle imprese. Cioè, se un'impresa, un'azienda, sei in difficoltà e tu la fai indebitare, non è che la stai aiutando, la stai uccidendo. Bah, comunque. Molti, ho visto gente con le carriole, sacchi, che andavano praticamente fuori dalle banche, sperando di portarsi a casa una parte in contanti di quei 400 miliardi, però spiace, non è esattamente così, perché è quel 10% che vi fotte. Eh sì, quel 10%. Quel 10% che praticamente è la parte non esposta, è la parte garantita dallo Stato, ma che comunque assoggetta tutti quanti al normale iter bancario per tutte quelle aziende, quelle persone che si recano in banca per avere un prestito, un'esposizione. Quindi la pratica di fido, di prestito, come tutte le altre, con lo stesso iter, la stessa forma di garanzia, insomma non cambia un cazzo di niente. Non capisco tutti questi ringraziamenti al signor Presidente. Signor Presidente, bah, comunque, contenti voi. Io francamente, sto parlando mentre metto i guantini qua. Io francamente sono non poco, molto, molto, molto preoccupato. Stanno abituandoci a delle situazioni che sono forzate, quindi limitazione della libertà, però passata così in silenzio, perché ci stanno salvando la vita. Io su questa cosa del coronavirus ne ho parlato tanto, che mi sono anche rotto i coglioni, insomma, francamente. Poi ci pensano le televisioni ogni 15 minuti, in ogni pubblicità, e anche proprio nelle pubblicità, nei commenti, alla fine dello spot si parla ancora. C'è un bombardamento psicologico più che mediatico che ci sta piegando nelle ginocchia. I dati dell'OMS e i dati dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che lo scorso anno sono stati 15.600 i morti e quest'anno sono 16.400. L'anno scorso non c'è stato tutto questo clamore, dice, ma quello è mondiale. Eh sì, ma l'influenza sta in tutto il mondo. Quindi quest'anno hanno stabilito
di farcelo sapere nel modo peggiore possibile. Non siamo ancora in grado di stabilire le motivazioni reali, quali siano e perché abbiano deciso di farlo, sinceramente. Possiamo immaginarne un sacco di motivazioni. Poi vabbè, complottisti, io fra questi, insomma, economisti, scienziati, ognuno si sceglie la motivazione che meglio crede. Io ne ho azzardata qualcuna, non mi voglio neanche più sbilanciare su sta cosa, anche perché francamente io è un periodo che sono perseguitato dal coglione di turno, che tu fai un lavoro di ore e ore di ricerca, quello scrive la stronzata più imbecille del mondo, è una bufala. Guardate, io li prenderei proprio a calci sui denti, a questi coglioni idioti. Fai delle ricerche veramente complicate che ti impegnano per ore, visto che sei a casa senza fare un cazzo. E poi esce lo stronzo di turno, è una bufala. Perfetto, io vorrei averlo davanti per sputargli direttamente in un occhio e dire pezzo di merda. Allora, dimmi tu qual è la verità e da quale mente, da quale base, da cosa ti viene? Dire è una bufala un lavoro di una persona che non conosci, non ne conosci la storia. Allora, poiché ragionano questa gente, ragiona con la propria testa di cazzo, che è una testa vuota, pensa che tutti gli altri siano delle teste di cazzo e delle teste vuote. Non è così, vi devo deludere. Ci stanno anche delle menti pensanti, c'è gente che ragiona sulle cose che scrive, che dice e che fa, grazie. Niente, dice questa situazione di entusiasmo, dicevo che non si capisce bene da cosa nasca. Io da imprenditore penso che quando un imprenditore è costretto a indebitarsi per pagare le tasse, soprattutto per tentare di salvare l'azienda, che l'azienda non ha una vita lunga. E Conte lo ha fatto passare, Conte va con tutto il suo governo, nulla di personale, perché poi oggi è lui, ieri era quell'imbecille di Renzi, l'altro ieri c'era Gentiloni che fa rima, non mi ricordo con cosa, ma con due cose sicuramente. E quindi niente, è un paese che ha visto vedere in quegli scranni gente come Don Sturzo, De Gasperi, Almirante, Berlinguer. Oh, ci sta Salvini, ci sta Renzi, appunto, ci sta. Madonna, guarda, mi viene proprio un'angoscia, ci sta Di Maio. Ma lui è come simbolo di tutta quella, come, non li voglio definire in maniera offensiva, perché quelli si offendono da soli con questo movimento indegno che era partito per cambiare il mondo, poi ha cambiato semplicemente la sua pelle, fatto prima, insomma, si sono messi lo stipendio al sicuro come tutti quanti gli altri. Quindi in questo paese non ci stanno più governanti, non ci stanno più statisti, non c'è più gente che la politica estera straniera rispetti, e quindi si puliscono il culo con quello che si presenta là. Se uno va là in ginocchio con le mani giunte a chiedere, ma non si chiama MES, si chiama SURE, si chiama FACS, si chiama come cazzo vogliono, però sono debiti. L'Italia si è indebitata per 400 miliardi di garanzie, forse ne arriveranno addirittura altri 250, ma poi qua andiamo proprio verso la follia totale. Certo, non è ancora neanche fallito il paese, ma è sulla strada buona, visto che i tedeschi hanno comprato il 51% delle azioni di Atlantia, che Benetton ha fatto proprio in fretta a cedere, senza proprio discutere e battere ciglio. Altra stranezza, perciò io poi dico che chi osserva i fatti della politica non dovrebbe fermarsi ai titoli dei giornali, dei TG o alle stronzate che ci propinano, che ci impongono, come ci stanno imponendo, appunto, vedete questa limitazione gravissima della libertà. Questa è poi la stessa gente, e questa è veramente una cosa, non è neanche un eufemismo, è una cosa grave. Cioè, questa è la stessa gente che voleva togliere i simboli del fascismo perché era un regime totalitario. Ma sapete l'ultima merdata che hanno fatto? Vabbè, a parte lo scudo legale che si sono fatti,
I medici li posso anche capire perché poveracci, sicuramente ne avranno uccise di persone, lasciate morire, perché non avevano gli strumenti, non avevano le attrezzature, non avevano nulla per poter far fronte a questa pandemia che, io lo ribadisco, è un'influenza complessa, che l'unica caratteristica che ha, non è letale, l'unica caratteristica che ha che si propaga con estrema facilità, un contagio molto molto facile, e questa ha terrorizzato, ha contribuito a terrorizzare il mondo intero. Loro ci stanno marciando dicendo chiaramente quasi muore, vedete, 600 morti oggi, 800 ieri. Non ci dicono mai di che cazzo sono morte queste persone, perché poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che in Italia ne sono morte 200 per coronavirus, 186, una cosa del genere. Però andate a verificare questi dati senza che rompete il cazzo e fecca e la bufala, mi avete rotto i coglioni, cioè, anzi faccio un appello proprio dal vivo, non rompetemi il cazzo, se non siete contenti delle cose, non vi interessa, non credete, andate dritto, nessuno vi obbliga a restare sulla bacheca giusto per passare con quel dito malefico, è una bufala. Se quelle sono bufale, voi siete delle capre, siete dei coglioni, quindi studiate, perlomeno studiate, prendetevi la briga di andare a fare un po' di ricerche, insomma io le faccio dalla mattina alla sera, quindi le cose che scrivo è perché poi le trovo, non è che mi sveglio e dico stamattina dico che sono morte 200 persone, no, non lo dico, non me ne fotte un cazzo di dare i numeri, li leggo, li trovo, mi accerto e se ed è così, quindi non rompete il cazzo su questa cosa, ok, lo dico sperando che lo leggano in modo particolare gli idioti. Ah, un'altra cosa, per pietà, avete rotto il cazzo anche con questi messaggini su Messenger, veramente, a Colombo, a Palma, poi uscire all'uovo, veramente, fermatevi, non me ne fotte un cazzo di queste cose, vi voglio bene lo stesso, anzi vi voglio bene molto di più, se non mi mandate queste stronzate su Messenger, mi ingolfate soltanto la messaggeria. E quindi niente, l'Italia va alla deriva come una nave senza comandante, ci stanno una serie di mozzi che non sanno neanche usare gli stracci per lavare il ponte della nave e quindi si prendono la mancia, la paghetta che la Germania padrona oramai, il quarto Reich è in pieno svolgimento e quindi accettano tipo parcheggiatore abusivo. Vanno dalla Merkel, dice guarda, mi serve a cuccia, stai zitto, lo decido io quanto te li devo dare, mi prendo io prima 550 miliardi, poi si avanza qualcosa, poi succede il casino, poi chiedono scuse, poi alla fine fanno finta di chiedere scuse perché non se ne fottono un cazzo, perché poi in realtà loro vogliono semplicemente che l'Italia finalmente si pieghi, cosa che può avvenire molto tranquillamente perché è un pericolo non scampato assolutamente, per cui vogliono che l'Italia si pieghi per poter poi fare incetta e saccheggiare quello che c'è, i pochi pezzi buoni che sono rimasti. Hanno messo questo blocco al 10%, speriamo insomma che regga la cosa e finché regge, perché io non credo che con 450 miliardi di esposizioni possano, perché si tratta di 80 miliardi l'anno che pagheranno in 6 anni, cioè ricopriranno, non pagheranno, in 6 anni. Quindi io potevano fare anche da soli, se solo avessero imputato i piedi avrebbero detto noi facciamo gli euro bond o i corona bond o come cazzo bond volete voi, ma noi li facciamo, punto e basta. Questo è ragionare da paese, no, andare là, poi tornare. Io ho perso il conto delle conferenze, stanno tutte le sere, c'è un presidente del consiglio che non ha un cazzo da fare, tutte le sere viene in televisione a rompere i coglioni al popolo. Una sera li sciacca, un altro li medica, come si dice a Napoli. E quindi niente, questo qua è il quadro della situazione italiana. Entusiasmo zero, paura pure zero, perché preoccupazione sicuramente tanta, preoccupazione tantissima, perché se non si è preoccupati in una situazione del genere vuol dire che siamo incoscienti o folli. Per cui io credo che ogni italiano dovrebbe avere la dignità di ribellarsi. Ci stanno tenendo in casa, ci stanno punendo un paese che dice voi dovete stare in casa perché io vi salvo la vita, mentre ci stanno inculando sotto tutti i punti di vista,
I più patetici sono i sostenitori di De Luca. Lo hanno elevato al ruolo di veramente di moralizzatore. Questa cosa veramente mi dà la misura di quello che è questo popolo. Il problema, vedete, c'è ancora chi si affanna, tu sei di destra, io sono di sinistra. Non c'è niente. Mettetevelo in queste teste di cazzo che avete. Non c'è niente. C'è il palazzo e ci siamo noi fuori dal palazzo. Se non capite questo e continuerete a dividervi, farete sempre e soltanto il loro gioco. Io non so se questa cosa vi servirà da lezione, non ci credo tanto perché questi fra qualche mese, probabilmente anche meno, tireranno fuori la pilloletta e diranno eccovi qua, vi abbiamo servito. Temo che ci possa essere anche una nanotecnologia all'interno, un microchip che dirà anche cosa andrete a cagare quando cagherete. E quale carta igienica userete per pulirvi il culo, insomma. Io non mi vaccinerò mai, neanche sotto tortura. E niente, voi continuate a esaltare questa gente. Fa bene, ognuno è chiaro, per l'amor di Dio, ognuno è libero di fare quello che meglio crede. Una cosa preoccupante che vi è sfuggita, sapete cos'è? È che questo ha acceso il motore della macchina e mi sta avvelenando, ma mi sposto. La cosa preoccupante, dicevo, è che hanno creato un pool di giornalai che saranno dei veri e propri censori. Quindi tutto ciò che attiene per il momento e attenzione al coronavirus, se viene collegato al 5G, viene bloccato l'ID. Avete capito? Si chiama censura. Neanche nel fascismo si è fatta sta cosa. Sì, qualche giornale che rompeva il cazzo e scriveva stronzate è stato chiuso, questo è vero. Ma qua stanno non chiudendo un giornale, perché a me l'hanno chiuso 4 anni fa, quando, ah no, di più, 6 anni fa, quando abbiamo mostrato le foto della Boldrini nuda e fummo massacrati dalla stampa, perché la Boldrini era intoccabile in quel momento. Poi un giorno vi racconterò, con tutti i rischi e le responsabilità che mi assumo da sempre, del caso di raccontarvi chi è la Boldrini. Quindi niente, resterà uno solo, comanderà uno solo, come la storia insegna. Se avete voglia e la forza di ribellarvi a tutto questo, potete cominciare a farlo alle prossime regionali, credo, perché le politiche forse se ne parlano nel 2023. Date un segnale forte, un segnale di svolta, date un segnale di civiltà, di orgoglio. Dimostrate alla politica, a questo merdaio, che siete un popolo, che non siete un gregge di pecore come io vi definisco spesso. Siete un popolo che ha le palle di reagire, che non esalta lo schiavista, il negriero, quello che lo sta massacrando praticamente. Io vedo gente, donne. Guardate, io non voglio essere volgare perché sono nervoso, però a me mi scappa, insomma, mi fanno veramente pena. È bellissimo, vi sta rompendo il culo. È bellissimo, ma vi sta sfondando il culo a voi, ai vostri mariti, ai vostri figli. Sarà pure bellissimo, io non lo so perché non mi intendo di queste cose. Però state esaltando uno che vi sta sfondando il culo. Ma lo volete capire? Perciò vi rendete conto che gente siete? Io non lo so. Veramente è inconcepibile, ma pure per la dignità della donna, però va bene così, per l'amor di Dio, come ho scritto da qualche parte in francese, de gustibus non disputandum est, ma anche ovest, perché veramente da tutte le parti sento queste stronzate. È una banda di improvvisati, dilettanti allo sbaraglio, che stanno gestendo una macchina che una volta era la quarta potenza mondiale, oggi siamo schizzati probabilmente al settimo, ottavo posto, se non ricordo male, no, forse no, ottavo posto. Per cui è una macchina che si potrebbe salvare, ci vorrebbe soltanto un motivo di orgoglio da parte vostra. Dovreste dire noi siamo un popolo, ci avete rotto il cazzo, tutti a casa. Se non andate a casa veniamo a prendervi noi nelle vostre case. Ma lo farete mai? Perché poi ieri facevo un'altra riflessione. Faranno coincidere la seconda fase, guarda un po',
con l'inizio, la ripresa del campionato. Quindi tutta la frustrazione finirà negli stadi, la gente comincerà ad urlare forza qua e forza là, loro continueranno a incularci e tutti vissero felici e scontenti, perché poi finiti i 90 minuti di partita, a fine mese non ci sei arrivato, molti hanno il pezzotto perché non possono pagarsi neanche quello per vedere le partite, però ci trasciniamo. Io oggi ho parlato con una mia amica che era veramente un'imprenditrice, una persona molto seria e per bene. Era di una tristezza sentire le cose che diceva: io voglio andarmene, voglio salvare i miei figli. Ma voi i vostri figli li volete salvare? Cioè, ma veramente volete continuare a fare gli ultras di destra o di sinistra? Avete capito che dovete salvare il territorio, il vostro culo, la vostra terra, le vostre famiglie? Ma basta con questa finta democrazia, perché noi facciamo i democratici e questi non ci fanno neanche più respirare. Tra l'altro, io non sto gridando perché non c'è un'anima in mezzo alla strada, quindi si sentirebbe anche al quarto piano. Però voglio dire, tra l'altro, guardate, un'altra riflessione importante. I democratici che stanno sostenendo con toni enfatici l'indebitamento dell'Italia, lo sgretolamento di questo paese, europeisti fondamentalisti che adorano il loro dittatore. Cioè, ma il senso di libertà? Il senso dell'onore? Io per esempio mi sento frustrato perché sono costretto a fare delle giustificazioni per uscire di casa. Questa è un'arma micidiale che gli stiamo consentendo. Questi l'anno prossimo, se vogliono fare altre manovre, si inventano, non si chiamerà più Covid-19, ormai vi siete innamorati, i TG si riempiono la bocca, trovano queste parole un poco pittoresche e le nominano fino all'esaurimento nervoso. L'anno prossimo lo chiameranno Gennaro Esposito, Influenze Co. E diranno: non dovete uscire, non dovete cagare, dovete mangiare soltanto in bianco. E voi, come tante pecore, non cagherete, mangerete solo in bianco e non uscirete. E palla rocazzi e tenete, a parte un coppa all'albero Natale, io questo non riesco a capire. Le palle dove cazzo le avete lasciate? Io sono, come uomo mi sento frustrato, come persona, come cittadino. Io non so che dirvi, faccio queste dirette ogni tanto, forse parlo a me stesso, ma è demoralizzante il comportamento, l'atteggiamento che questa gente, questo popolo, gli italiani, dove cazzo stanno gli italiani? Io ripeto, noi siamo stati figli di statisti che ci ha invidiato tutto il mondo. Io ripeto, Don Sturzo, De Gasperi, Almirante, Berlinguer, io rimetto tutti quelli buoni. E oggi, non voglio dire la solita frase, saranno facendo le capriole, no, ne stanno facendo il capriole, stanno vomitando, sicuramente hanno tirato fuori la testa dalla barra e stanno vomitando, perché si sentiranno frustrati anche loro da morti, cioè abbiamo fallito, questo è quello che siamo riusciti a creare. Bah. Noi è un plurale molto maiestatis. Io spero veramente che già dalle prossime regionali svegliatevi, non correte appresso al cane da pastore, non siate gregge, siate uomini, siate donne. Se è brutto e bravo, votatelo. Se è bello e stronzo, mandatelo a cacà. Si può dire questo in diretta, mandatelo a cacà. Sì, no, si può dire, c'era scritto. Vabbè. Io domani, questo è l'ultimo giorno di barba, domani me la taglio, mi sono rotto i coglioni anche della barba, dai.